Ciao a tutte aliens, oggi sono qua con un video haul barra review sulla MacBox. Ho cambiato di nuovo le impostazioni della videocamera, non mi ricordo mai quali uso, adesso me le segno man mano e vedo i vostri commenti se vi piacciono o se non vi piacciono, per la qualità e la luminosità. Allora, se vi siete persi il video sulla scorsa MacBox in cui vi spiego che cos'è, cosa non è, come si usa, ve lo lascio come si usa, come si ordina. Vi lascio il link nell'info box. E niente, io direi di iniziare. È la seconda, quindi mi sa che la prossima è l'ultima che mi dovrebbe arrivare, ci sto collaborando. E diciamo che questa MacBox, rispetto a quella precedente, mi ha un po' deluso. Però, insomma, io mi sento Edward Cullen con sta luce. Vabbè. Spero di sbagliarmi. Ok, allora quindi c'è una collana, un bracciale e un paio di orecchini. Allora, partiamo dalla collana, che è la cosa più orrida che c'è all'interno. Penso che sia l'unica cosa che non mi piace proprio per niente, che è questa qua. A me sembrano i campanacci per chiamare le pecore o le mucche, ecco. Qui, venite. No, vabbè, però insomma, ecco, sarebbe questa qua. Non è proprio nel mio stile. Cioè, a me l'oro piace tantissimo. Magari riuscirò ad utilizzarla prima o poi, Però, insomma, tutti questi campanacci. Più che altro è la forma del cuore che non mi convince molto. Cioè, se fosse un po' più rotondo, un po' più armonioso, sì. Però non è brutta, non è fatta male. Tutti i prodotti non sono fatti male, anzi, sono molto curati. E io li ho esaminati prima e non gli ho trovato mai ancora un difetto. Sono bellissimi, sempre tutti nickel free. Belli anche i colori come sono stati accostati, però insomma, proprio di questo rumore penso che tipo a scuola non me la potrei mai mettere. Però indossata è bella, come potete vedere, non è brutta. Diciamo che devo trovare un modo per abbinarla e metterla. Il pezzo che mi piace di più ve lo lascio alla fine. Poi c'è questo qua. Questo braccialetto qua, che è veramente strano, mi sembra una cosa molto fetish, bondage, non so, questo, scherzo. È molto carino, è di plastica rosa, trasparente, sì, semi-trasparente, e ha questi dettagli oro. Devo dire che con l'oro ci hanno azzeccato perché è il mio, diciamo, tra virgolette, metallo preferito, l'oro giallo e l'oro rosa. È tutto l'oro, però, l'oro giallo e l'oro lada è il mio preferito. E vediamo un po' la collana che mi disturba. Ok, quindi è questo qua con queste borchie, borchione e si chiude così. Insomma, non è brutto per carità. Solo che insomma, anche questo qua è molto particolare, però non è affatto brutto, ecco. Sono fatti tutti bene. Rispetto alla collana, questo è molto più portabile, cioè io di sicuro lo potrei mettere anche, per esempio, magari non tutte saranno d'accordo con me, però a scuola io questo qua riuscirei a metterlo tranquillamente, non è un problema. Cioè, poi cioè, è molto, so come dire, non so se è la parola giusta, però giovanile, cioè non è una cosa seria, capite? Quindi si può mettere tranquillamente. A me questo piace. Però la cosa che mi piace di più in assoluto tra tutti è questo qua, che li ho ancora impacchettati. Però a me mi piacciono un casino questi qua. A me è sempre piaciuto avere degli orecchini, insomma, trasparenti. Non li ho mai avuti, non ho mai avuto lo sbatto di comprarli. Mi sono arrivati e sono questi qua, con la plastica trasparente dietro. E poi tutte le decorazioni sul davanti e sono una cosa che mi fa impazzire, sono bellissimi. A me veramente piacciono un sacco, 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 sacco. Non so voi, però io li trovo veramente troppo carini. Boh. A me piacciono veramente un sacco, quindi insomma, cioè nel complesso mi è piaciuta, a parte appunto la collana. Questa che fa un bordello indescrivibile, il resto sì, diciamo che la cosa che tra tutte e tre gli accessori, la cosa che porterò di più sono sicuramente questi orecchini che sono a dir poco stupendi. Niente, io spero che vi sia piaciuta questa review, molto veloce, molto stretta, perché insomma non c'è.
poi chissà che da dire, ecco. E io vi mando un grosso bacione e niente, ci vediamo al prossimo video. EXO Aliens, un bacio!